Buongiorno a tutti, grazie per essere qui al Mastodonte. Cominciamo allora questa presentazione dei quaderni del Mastodonte dei Giovi, il primo sulla linea storica, sul piano orizzontale dei Giovi, e il secondo sulla linea succursale del 1889. E presenteremo poi anche il nuovo video dedicato, speciale, realizzato da Sergio Vadora, che ora poi sarà anche commentato dall'autore. Io sono Michele Casano, sono il presidente dell'associazione. Alla mia destra Claudio Serra, che è socio onorario del Mastodonte, autore insieme a me e insieme a Luca Mazzucco dei due quaderni del Mastodonte finora pubblicati. Adesso stiamo lavorando già al terzo, che sarà poi relativo alle composizioni dei convogli passeggeri internazionali più prestigiosi, più interessanti, più importanti, che hanno percorso le linee dei Giovi. Allora, qui siamo, tanti saranno anche già venuti, ci conoscono e quindi non ha... Prego, accomodatevi, c'è ancora posto, possiamo prendere anche altre seggiole se qualcuno ha piacere di sedersi, di accomodarsi. Questa è la sede del Mastodonte, avete visto il nostro plastico sociale che riproduce le due linee dei Giovi presso la stazione di Mignanego, dove le linee quasi arrivano a toccarsi, arrivano alla stessa quota, la linea storica del 1853, inaugurata nel 1854, che in quel punto specifico raggiunge la pendenza record di oltre 35 per mille, convenzionalmente misurato, perché in effetti, considerando l'andamento curvilineo e tortuoso del tracciato, effettivamente quello, diciamo, la pendenza percepita effettiva sarebbe anche del 36, che è poi il limite oltre il quale una linea ferroviaria necessita di sistemi ausiliari di trazione, quale la cremagliera, ad esempio. E la linea storica, appunto, in quel punto viene affiancata nel 1889 dalla succursale, la linea succursale realizzata a tempo di record, si può anche dire, effettivamente, perché nel 1870 si verificò un incidente, una frana all'interno della galleria di Busalla che causò l'interruzione della linea storica, quindi si impose poi la necessità di provvedere a un nuovo valico, detto appunto succursale in quanto accessorio, ma con caratteristiche progettuali, plano altimetriche totalmente diverse, totalmente superiori, con una pendenza massima di circa il 16 per mille, un andamento costante, molti viadotti, molte gallerie e una galleria di valico, soprattutto la galleria di Ronco, di lunghezza per l'epoca veramente notevole, di oltre 8 km. Bisogna anche dire una cosa, qualcuno si chiederà perché questa riproduzione proprio in quel punto, perché Pier Giorgio Percivale, un industriale di Ronco, proprietario insieme ai fratelli dell'azienda OMP, nota, molto nota a livello mondiale per il fatto di produrre materiali, forniture anche per la Formula 1, che ha sede qui a Ronco, erano figli del capostazione di Mignanego e abitavano in una casa sulla strada per andare a Fumeri. E quindi questo ragazzo, fin da piccolo, vedeva sempre questo panorama, le due linee ferroviarie presso la stazione di Mignanego, aveva voluto riprodurre poi negli anni 80-90 un plastico che avesse, no, come tema, come soggetto, proprio quel punto del paesaggio, quel luogo della sua infanzia, della sua memoria. E lo dico perché Pier Giorgio Percivale poi morì nel 2003 e lasciò al comune di Roncoscrivia questo plastico. Non quello che state vedendo oggi, perché quello che state vedendo oggi, che visitate e che è oggi qui a disposizione e fruibile dal pubblico, è in realtà stato totalmente poi ricostruito, ampliato, esteso poi anche alla stazione di Busalla, come avete visto, e poi dovrà proseguire fino a Roncoscrivia,
Noi qui sotto adesso siamo seduti esattamente sotto il quadro sinottico dell'ex cabina CEI di Roncoscrivia, che è questo qua sopra, che è stato recuperato, sistemato e dovrà poi essere interfacciato col sistema digitale che governa il plastico e quindi dialogare con il DCO, cosiddetto, per quando ci sarà poi la riproduzione qui della stazione di Roncoscrivia. Ecco, questo detto, diciamo così, su una premessa storica doverosa sul perché siamo qua, perché il Comune all'epoca individuò poi il mastodonte dei Giovi come il soggetto, l'associazione che poteva essere diciamo, in grado di recuperare questo plastico percivale, ampliarlo, implementarlo e gestire un servizio a favore della collettività di Ronco di carattere culturale, perché noi qui gestiamo il primo nucleo del museo, dell'ecomuseo delle linee dei Giovi, che il cui uno degli elementi ovviamente di maggior richiamo e di grande importanza è chiaramente il plastico, che ha una dignità museale, ha una gestione totalmente informatizzata, digitale, con un software dedicato che è sostanzialmente, per quanto riguarda la logica di funzionamento, del tutto assimilabile a quello utilizzato da Rete Ferroviaria Italiana. L'ambientazione del plastico è collocata nel 99-2000, diciamo il passaggio al nuovo secolo e alla nuova, è un passaggio epocale sotto diversi punti di vista. Ecco, per l'appassionato fermodellista lo è da un punto di vista cromatico, bisogna dire, perché è il momento di passaggio alle nuove livree XMPR, che vedeva ancora la coesistenza addirittura ancora di qualche rotabile ancora in grigio ardesia. C'erano ancora anche i locomotori tipo il Caimano, la Tartaruga, ancora nelle livree, diciamo, degli anni 90. E quindi la possibilità di riprodurre convogli dell'epoca si rivela piuttosto interessante anche da questo punto di vista. Poi i convogli che girano sul plastico saranno poi sempre di più quando il plastico andrà a completamento legati e funzionali a un funzionamento ad orario che ricalca appunto quello del 1999-2000. Poi vedrete anche circolare qualche composizione di epoche precedenti, l'epoca quarta in particolare, come ad esempio l'Espresso 643 Tuttoletti Roma-Milano, che passava dai Giovi in nottata sempre, grosso modo, o verso nord nelle primissime ore del mattino, e il TE Ligure, treni appunto che non sono del 99-2000, lo dico perché l'appassionato sicuramente lo noterà. Ora, detto questo, venendo invece ai quaderni che abbiamo realizzato in questi anni, dicevo, il primo, che è questo, un biglietto per piano orizzontale dei Giovi, ha preso lo spunto nel 2018 da una mostra che venne realizzata all'epoca nel 120esimo anniversario della tragedia di piano orizzontale dei Giovi, di cui molte persone, io ho abitato, prima di abitare a Ronco, ho abitato a Mignanego per fino ai primi 30 anni della mia vita, e quando facemmo questa commemorazione e questa mostra, tante persone anche di Mignanego ignoravano totalmente l'esistenza, la storia, questa vicenda, questa tragica sciagura ferroviaria che si verificò nell'agosto del 1898. Questa è una sciagura che poi va figlia del suo tempo, nel senso che si colloca nel periodo in cui le ferrovie erano gestite per mezzo di società private e a mezzo di concessioni amministrative dello Stato a questi gestori, queste imprese ferroviarie private, che avevano poi delle convenzioni che obbligavano questi gestori a non solo provvedere all'esercizio ferroviario, ma anche alla manutenzione delle linee, all'ampliamento e quant'altro. Era un modello, questo, che era nato con diciamo, gli esordi della ferrovia in Italia e non solo, per cui
le imprese ferroviarie, la costruzione delle linee ferroviarie, salvo diciamo, il caso no, dell'iniziale della linea del governo Sabaudo, che con le regie patenti a fine degli anni 40 dell'Ottocento, con proprie finanze, provvedette alla costruzione della Torino-Genova. Nella fase successiva, poi la gestione veniva affidata a società private che purtroppo in tanti casi, come in questo, finivano con lesinare sulle spese per la sicurezza, in questo caso specifico di questa tragedia, sul carbone, perché questa tragedia fu causata proprio dalla scadente qualità di queste mattonelle surrogato del carbone che venivano utilizzate dalla società mediterranea che gestiva la linea, l'esercizio ferroviario anche appunto sulle linee Liguri e sulla linea dei Giovi, per risparmiare sul costo del carbone di importazione inglese e tedesco, che aveva chiaramente un costo superiore, ma aveva anche una qualità superiore, un potere calorifico superiore. Queste mattonelle facevano molto fumo e poco arrosto, si può dire, perché avevano un impasto, erano fatte con pece, catrame, materiali di risulta, di scarto, che venivano poi impastati in queste mattonelle che venivano fornite, e qui questo veramente è anche un elemento che fa riflettere perché fa capire, no, già all'epoca quali fossero i legami tra la politica, gli affari e la cattiva gestione dei servizi pubblici. Il Cavalier Raggio era monopolista per quanto riguarda la fornitura di queste famigerate mattonelle che venivano utilizzate nelle locomotive. E quindi un treno che stava quella sera dell'11 agosto 1898 salendo verso Busalla, nella galleria di Valico, poco prima dell'uscita, e lì tra l'altro la linea ha una pendenza micidiale perché tutta la galleria di Valico di Busalla è tutta in salita, in parte anche in curva, e quindi aveva problematiche di esercizio notevolissime. Le rotaie erano spesso rese anche viscide dall'umidità interna della galleria e quant'altro. Fatto sta che questo treno aveva due macchine, una in testa e una in coda, e i macchinisti cominciarono a perdere i sensi, asfissiati da queste esalazioni venefiche di queste mattonelle. Quindi questo treno restò privo di controllo e cominciò a retrocedere. Una cosa spaventosa, uno può immaginare, lo abbiamo descritto nel quaderno, quello che è stata la dinamica e quello che devono aver vissuto quei poveri ferrovieri, frenatori che si trovarono coinvolti in questa sciagura. Cominciò a retrocedere alla stazione del piano orizzontale, che era a mezza strada, a mezza via tra Ponte Decimo e Busalla. Aspettava per la partenza verso Busalla un altro treno, un treno viaggiatori, carico di soprattutto di villeggianti, persone che magari appunto lavoravano a Genova e venivano poi la sera in campagna a Busalla o in Val Polcevera o in Valle Scrivia, e piombò letteralmente su questo treno fermo al piano orizzontale che aspettava che si liberasse la sezione. E quindi ci furono 13 morti, molti feriti. A piano orizzontale dei Giovi c'è un cippo che commemora questa tragedia. Ed è molto significativo perché è una colonna spezzata. Io, ripeto, ho vissuto 30 anni lì, l'avevo sempre notato, e alcuni vecchi dicevano, sì, mi raccontavano, mi ero fatto spiegare fin da bambino, no, cosa fosse. E mi ero sempre chiesto perché fosse spezzata questa colonna, no? Pensavo che fosse stata vandalizzata in qualche modo. Invece no, era lì e sta lì a significare. Abbiamo poi nel libro abbiamo messo anche delle belle foto, le vite spezzate ovviamente di queste povere persone. C'è un elemento poi, un giallo, un piccolo giallo se vogliamo, cioè il macchinista Pianfetti della macchina di spinta Ancoda, il cui nome poi no, non figura sulla lapide. Questo probabilmente forse per volontà della famiglia. Non ci sono fonti che diano una spiegazione di questa cosa. Può darsi che magari
ci sono tutti gli altri caduti, ferrovieri, manovratori, frenatori, che all'epoca erano molto importanti perché ogni convoglio aveva i carri con i frenatori per affrontare le discese. E non c'è però questo nominativo. Troverete, chi sarà interessato appunto al libro, troverà tutto. E, quest'anno per i 125 anni del disastro, quindi 1898-2023, e per i 170 anni della linea Torino-Genova, che è stata celebrata quest'anno ampiamente dai comuni interessati e un ciclo di conferenze all'Università di Alessandria, a cui abbiamo partecipato anche, abbiamo fornito anche del materiale, abbiamo pensato appunto di fare una ristampa aggiornata, implementata anche con un'appendice fotografica di questo volume, che era già uscito nel 2019, ma in forma molto più ridotta, non con la casa editrice Il Geco Microart, ma soltanto con una tiratura ridottissima, diciamo artigianale, che era andata esaurita e ovviamente non si trova più. Quindi l'abbiamo ristampato e ci auguriamo che possa essere di gradimento. Ha collaborato con me, ovviamente abbiamo un lavoro che abbiamo fatto insieme, a Claudio Serra e poi Luca Mazzucco, che è il nostro web designer, che ha fatto un lavoro splendido di organizzazione dei materiali, di sistemazione, di grafica digitale e quant'altro. E questo è il primo. E sul secondo invece devo far parlare Claudio, che questo è il secondo quaderno sulla succursale, aveva preso spunto dai 130 anni del 2019, 1889-2019, un'altra mostra che era stata fatta qua a Genova, ma al quaderno poi ovviamente c'è molto di più e c'è molto altro. Grazie, prego Claudio. Buongiorno a tutti e benvenuti qua a Ronco, che è un po' il centro delle due linee, perché qua siamo al centro dove si intersecano la linea storica del 1853 e quella poi succursale, di cui darò alcuni accenni riferita anche al libro. Ronco è un grande nodo importante per quello che riguarda le due linee, quindi le linee di valico. La linea succursale ha compiuto ormai 130 anni, è del 1889, e difatti il libro viene chiamato Oltre 130 anni di succursale dei Giovi, e descrive appunto questa linea che parte da Genova e arriva ad Arquata attraverso Ronco, ma attraverso una via alternativa e parallela a quella vecchia, a quella storica, che invece per un tratto, nel tratto urbano, fino a Ponte Decimo, va sul fondovalle, quindi va quasi in pianura, e poi da Ponte Decimo prende lo spunto del 35 per 1000 e arriva a Busalla, Ronco. Per la succursale sono stati fatti numerosissimi progetti, ma veramente tanti, perché si doveva avere un'alternativa efficace e veloce alla linea storica. La linea storica aveva delle limitazioni, perché avete visto il discorso anche della pendenza, non permetteva ai treni di superare appunto e di avere delle composizioni abbastanza importanti, quindi la necessità era quella di avere dei treni con più velocità, con maggiore velocità e con maggiori carrozze al seguito. Un'altra cosa importante è che nel contempo, in quegli anni lì, 1880-1890, il porto di Genova si stava espandendo e quindi c'era necessità di un collegamento tra Genova e il nord. Non bastava la linea, quindi la linea storica dei Giovi, ma occorreva una seconda linea. La succursale è quindi realizzata nel 1889 con una pendenza costante del 16 per 1000, già a partire da Genova, quindi dal bivio Fegino, fino ad arrivare alla Galleria di Ronco.
La Galleria di Ronco è l'opera d'arte, perché qua parliamo di opere d'arte, più importante della linea, dopo il viadotto di Campo Morone. Anche quella, doppio ordine di arcate, è un viadotto veramente importante e si può definire proprio opera d'arte. Non solo il viadotto di Campo Morone, ma abbiamo altri viadotti come quello di Trasta, come quello del viadotto Romairone che passa sotto la strada del Santuario della Guardia, il viadotto Ricò, poco vicino a Mignanego, ed altri importanti opere d'arte. Anche oltre Ronco la linea scende in galleria e arriva poi ad Arquata. Ecco, è importante dire che sulla linea succursale sono transitati diciamo le maggiori composizioni di treni importanti, come quelle che vedete anche nel filmato di Sergio qui alle vostre spalle. Ci sono ormai i treni diciamo più importanti e veloci, passano tutti da lì. Quando invece ci sono delle interruzioni della linea succursale, viene impiegata la linea storica con i treni deviati, come quest'estate e a volte anche adesso, deviati sulla linea lenta. Lenta appunto perché dicevamo con queste limitazioni. Treni come il Palatino, treni come il Ligure, come il Cycnus, gli elettrotreni leggeri che avevano costituito negli anni 30 un vanto per quello che riguarda la velocità, e oltre il Settebello anche passato di qua, l'Arlecchino, treni importanti fino ad arrivare al TR 450, al 460, al 500, alla Freccia Rossa, certo. No? E quindi praticamente anche al TR 1000 che sta transitando proprio in questo periodo, no? Sul Genova-Venezia. Quindi adesso si parla di terzo valico, si sta realizzando il terzo valico, sono quasi terminati i lavori. Talpa sembra che abbia trovato terreno friabile. Quindi... E quello che è importante dire è che sempre sulla linea succursale che appunto abbiamo trattato in questo libro, tra l'altro sul libro ci sono delle immagini riprese col drone, sono dall'alto, sono uniche, le ha riprese Luca, il nostro socio, e vi sono poi dei disegni, delle tabelle che riepilogano un po' le caratteristiche tecniche di questa linea. Che altro dire? Queste foto qua sono importanti perché oltre che vedere i treni con le varie composizioni nelle varie annate, durante il periodo diciamo, di esercizio anche degli ultimi, in particolare degli ultimi 70 anni, no? Perché parliamo dagli anni 60 in poi, però evidenziano quanto è bella e importante questa linea dal punto di vista delle opere d'arte. Quello che era poi un progetto del Mastodonte era l'Ecomuseo, no? Sì, l'Ecomuseo, cioè il museo diffuso sul territorio. Il museo diffuso sul territorio attraverso la visibilità di questi importanti viadotti e gallerie che si possono vedere non tanto dal treno ma anche dalla strada. Cioè tu dalla strada vedi questi viadotti imponenti che costituiscono veramente delle proprie opere d'arte. Come questo, il viadotto Ricò, che è riprodotto anche sul plastico. È vicino a Mignanego, che è riprodotto anche sul plastico. Questo è si può considerare vere e proprie opere d'arte. Così era indicato anche nelle relazioni tecniche delle Ferrovie dello Stato che appunto avevano fatto delle relazioni e sono state costituite nel 1905 assorbendo delle compagnie private che esistevano prima, come la compagnia Rete Mediterranea, la Rete Adriatica e altre compagnie. Dopo questa bella interessante spiegazione storico-culturale sulle linee dei Giovi, io diciamo mi dedico alla parte più artistica, più scenografica e paesaggistica di queste due linee, che reputo essere tra le più interessanti nel nord Italia. Al di là delle strutture che sono state costruite, delle infrastrutture, quindi i ponti, quindi abbiamo gallerie e cose di notevole interesse anche dal punto di vista
tecnico e ingegneristico, ma io in quanto appassionato e videomaker sono più interessato all'aspetto della scena del passaggio del treno. E queste due linee insieme creano delle situazioni scenografiche molto interessanti. Oltretutto il traffico presente su queste linee è decisamente variegato, un po' meno sulla linea storica dei Giovi perché è più dedicata al traffico regionale ed eventualmente merci, ma solo in discesa proprio per via delle pendenze di cui parlavano i miei amici prima. Però tuttavia sulla succursale, pur essendo più moderna, abbiamo treni molto variegati, scenografie molto interessanti ed ecco perché io vado spesso a passare dei pomeriggi o delle giornate a riprendere luogo per luogo queste due linee proprio per poter immortalare e poter in qualche maniera, diciamo, rendere fruibile agli altri appassionati quello che è il traffico giornaliero su queste due splendide linee. Questi video sono estratti chiaramente da quelli che io propongo normalmente agli appassionati, ma che sono decisamente più lunghi. Ora, per non tediarvi troppo, ho fatto un riassunto di quello che penso sia il meglio in un viaggio ideale dalla linea succursale dei Giovi verso Arquata Scrivia ed un ritorno sulla linea storica dei Giovi via Busalla, Isola del Cantone. Molto interessante ovviamente poter selezionare fra le centinaia di ore di video che ho fatto i convogli anche interessanti, quindi non mettiamo insieme solo una questione di paesaggio ma anche una questione di particolarità dei treni. Ora iniziamo chiaramente in ordine geografico dalla nostra amata Genova. A Genova la linea succursale dei Giovi si può definire già con una propria identità nel quartiere di Rivarolo. A Rivarolo abbiamo un bellissimo viadotto che attraversa tutto il quartiere e qui vediamo addirittura percorso da convogli come questo, che è un trasferimento direi decisamente colorato, che da Milano porta dei mezzi in trasferimento per esigenze tecniche verso Roma. E questa di nuovo una cosa che rende preziosa questa linea, essere su un asse molto importante anche di trasferimenti di mezzi, non solo quindi di treni da orario, come diceva prima Claudio, e noi qua vediamo treni molto importanti passare. Oggi abbiamo il collegamento diretto per Vienna, abbiamo quello da Zurigo, abbiamo i treni Intercity, Frecciarossa, ma talvolta tra Milano e Spezia, ad esempio, dove ci sono due depositi importanti del settore storico delle nostre ferrovie, ovvero Fondazione FS, che si occupa del recupero dei mezzi storici e l'effettuazione di treni, quindi speciali e storici per le diverse occasioni. E noi siamo proprio sull'asse di questi due punti. Vediamo qui, ad esempio, un trasferimento di mezzi storici, ovviamente chiuso al servizio passeggeri, semplicemente un invio, però è interessante vedere quindi su questa moderna linea oramai diciamo abilitata al traffico più veloce, più pesante, vedere anche mezzi di una certa età, che noi appassionati normalmente siamo nostalgici, a noi piacciono i mezzi di un tempo, i colori di un tempo, tant'è vero il plastico è stato ambientato nell'epoca in cui c'è ancora la vecchia colorazione delle nostre ferrovie, cosa a cui noi appassionati siamo molto molto legati. Ebbene, è interessante quindi ogni tanto avere qualche parentesi antica in una linea che sostanzialmente è diventata moderna, nonostante le infrastrutture siano ancora quelle di allora, ma ovviamente sono state adeguate al traffico odierno. Qui vediamo addirittura un TGV francese, il treno più veloce del mondo, detentore del record su rotaia di 570 km all'ora. Ebbene, qui ovviamente non ha quella velocità, è chiaro, ma lo vediamo in trasferimento, era una corsa prova della società francese che è capitata su Genova e casualmente è passata sulla nostra linea dei Giovi, quindi non è sbagliato poter ambientare anche un TGV francese su questa linea. Qua abbiamo addirittura il re dei treni, l'Orient Express. In casi particolari vengono fatti dei viaggi d'agenzia speciali in Costa Azzurra e il treno, rientrando poi a Verona e Venezia, passa ovviamente per la nostra amata linea dei Giovi. Chiaro, passa sulla linea succursale essendo un treno molto pesante e quindi è obbligato a salire dove c'è meno pendenza. A scendere è capitato che passasse anche sulla linea via Busalla, quindi abbiamo anche qua un bel obiettivo da andare a cacciare. Il nodo di Genova è molto interessante, uno dei più complicati nella rete RFI. Belli nodi anche di Milano, di Torino, ma quello di Genova è particolare perché è stretto fra montagne, case, gallerie, ponti.
Questa immagine ne è un esempio, perché vediamo proprio il punto nevralgico del nodo a Rivarolo, dove diversi ponti chiaramente si manifestano sulla linea. Il bivio Fegino, da qui in avanti la linea diventa la vera linea dei Giovi. Abbiamo quindi l'inoltro dei treni sia su via San Pier d'Arena che a Principe, ma dopo bivio Fegino e bivio Succursale chiaramente la linea diventa a doppio binario per il valico dei Giovi. Questo valico, questo bivio ha subito negli anni una serie interminabile di modifiche, proprio dovute ai lavori del terzo valico, quindi hanno ricostruito, rivisto da capo. Sul quaderno è descritta tutta questa, sì. E per noi appassionati è anche una cosa importante documentare com'è oggi la linea, perché domani, chissà, potrà cambiare, potranno esserci progetti, potranno esserci varianti. Quindi quello che oggi ci sembra normale, quotidiano, quasi scontato, potrebbe non esserlo domani. Le composizioni anche dei treni, i treni cambiano, vengono sostituiti con più moderni, vengono cambiate le colorazioni, la lunghezza del treno. Ebbene, tutto quello che oggi ci sembra normale potrebbe non esserlo domani. Di conseguenza è anche un po' questo il mio compito, no? di appassionato, quello di cercare di raccogliere il più possibile le immagini oggi per tramandarle agli appassionati di domani, eventualmente. Ora qui vediamo alcune opere importanti. Questo è il viadotto di Trasta di cui parlava prima Claudio. È una linea molto molto scenografica. Ora non so quanto vi possa tediare ancora con queste immagini. Tedio, ok. Finché non vi vedo dormire io vado avanti, non vi libererete di me facilmente. Ok. Qui vediamo un altro treno storico. Come vi dicevo, siamo sull'asse Milano-Spezia, quindi spesso i treni storici percorrono questa linea sia per servizio che per trasferimenti. Lì ne abbiamo appena visto passare uno. Ma insieme ai treni storici abbiamo anche tanti treni d'agenzia, perché tante persone dal nord amano la nostra Liguria, amano il nostro mare, amano venire sulla Costa Azzurra o sul Levante, insomma, quindi molti treni d'agenzia percorrono questa linea. Questo ne è un esempio, un treno svizzero, da Berna mi sembra che arrivasse, il Tenda Express, avrebbe percorso la linea dei Giovi, poi tutta la linea del Ponente, fino ad arrampicarsi su per il Tenda e andare verso Cuneo e Torino. E quindi insomma sono chicche particolari che rendono interessanti a noi appassionati questa importante linea internazionale. I treni notturni anche non sono da trascurare, gli ultimi rimasti perché ce ne sono sempre meno. Beh, questo è un esempio, mi pare sia il Siracusa-Torino, non vorrei dire una sciocchezza, però un treno notturno che in mattinata molto molto presto, cosa che io non sopporto perché mi piace dormire al mattino, ma ogni tanto la passione mi fa mettere la sveglia qualche ora prima e vado a vedere il treno notturno che passa. Questo è il Night Jet. Questo è il Night Jet che arriva addirittura da Vienna. Questo treno collega Vienna con Genova e Sestri Levante, Spezia, tutti i giorni andate e ritorno. Quindi è un altro importante collegamento che rende intrinsecamente di nuovo importante la linea dei Giovi, succursale o storica che sia. Qui vediamo un altro treno storico, vedete la varietà dei mezzi. Questo era uno speciale da Milano per La Spezia, in occasione dell'apertura del museo di La Spezia Migliarina e delle officine. Altro treno particolare, l'Arlecchino. Tanti ne avranno sentito parlare, un treno storico anni 60, quando a quell'epoca c'era anche un po' più il buon gusto di fare i treni in un certo modo. Ebbene, anche l'Arlecchino ha di nuovo percorso la nostra linea. Rivediamo di nuovo il re dei treni, l'Oriente Express, anche in questo caso deviato sulla linea per un viaggio d'agenzia. In questo caso però, anziché avere i due locomotori in testa come abbiamo visto la prima volta, ne avrà uno in testa e uno in coda. Una piccola varietà su un treno che comunque non stufa mai, quindi non sarebbe stato un problema avere avuto la stessa composizione. Poi il bello di essere cineoperatori è anche quello di creare un po' un inganno qualche volta. Io qua in realtà sembro all'interno della galleria e uno può pensare: ma questo è matto, va dentro la galleria quando arriva il treno? Ci mancherebbe. La sicurezza prima di tutto è una cosa a cui tengo particolarmente, bisogna sempre stare attenti lungo i binari perché il treno non fa concessioni, se ti prende non si racconta. Ebbene, comunque con l'inquadratura giusta e la location giusta si può dare l'impressione di essere all'interno del tunnel quando in realtà siamo in sicurezza a fianco del binario.
Tante volte le riprese possono far sembrare certe situazioni più a rischio di quanto in realtà non siano, perché l'uso dell'obiettivo, dello zoom o di qualche tecnica particolare per ingannare l'occhio fanno sembrare le cose come non sono. D'altronde la TV sappiamo che spesso è quello che non è la realtà, quindi effetti speciali, non sono a livello Spielberg, ma ci stiamo attrezzando, no? Anche qui l'uso del teleobiettivo fa capire quali sono le pendenze di questa linea. Vedete questo completo saliscendi in prossimità a San Quirico? Beh, qua si capisce proprio come la linea sale su per le montagne, perché i 16 per 1000 può sembrare poco rispetto al 35 che abbiamo sulla linea via Busalla, ma tuttavia è una pendenza ragionevolmente importante. Sì. Qui vediamo i nostri treni, questo è un treno vuoto, un merci della acciaieria Ilva. Un altro traffico molto importante che percorre la linea dei Giovi è proprio quello dell'acciaio, che viene caricato in stazione a Sestri Ponente, insomma nello stabilimento di Cornigliano, e inviato sulla linea dei Giovi per arrivare a Novi Ligure, dove vi è l'altro stabilimento Ilva. Quindi è un asse importante anche per questo tipo di traffico, che comunque tiene duro negli anni, nonostante le varie vicende di questa società. Insomma, i treni dell'Ilva sono sempre una realtà importante e giornaliera sulla linea succursale dei Giovi. Qui vediamo treni di nuovo transitare. Ecco, questo è il ponte più importante della linea, il viadotto del Verde, probabilmente l'opera d'arte più impegnativa della succursale dei Giovi. È un ponte molto imponente, tutto costruito a mattoni, a mano, con diverse arcate, anche in basso qua non si vede, ma ci sono due ordini di arcata, quindi un ponte dal punto di vista architettonico molto molto interessante. E poi, come vi dicevo, ogni tanto sui Giovi arriva qualche chicca particolare. Qui abbiamo addirittura un trasferimento di 6 locomotori, una cosa che non è da tutti i giorni. Quindi, come dico sempre io, il mio motto è che sui Giovi non ci si annoia mai. Effettivamente qualche cosa da vedere di interessante la si trova sempre, quindi consiglio agli appassionati che vogliono divertirsi un pomeriggio di andare sui Giovi, che non si pentiranno senz'altro. Qui le immagini continuano chiaramente sul viadotto del Verde, qui il percorso ancora dal vecchio Tello, che era un collegamento Milano-Marsiglia diretto, quindi con la Francia. Ahimè, questo treno oggi non c'è più, ma in qualche maniera speriamo che venga sostituito al più presto con qualche altro servizio. E quindi, con le immagini della stazione di Ronco, proprio sede del mastodonte dove siamo noi oggi, io direi che posso concludere questa bella presentazione fatta ovviamente dal nostro presidente Michele Casano. Quindi vi ringraziamo davvero e ci aggiorniamo prossimamente su questi schermi, su queste frequenze. Grazie.